Forma informissima, buonasera a tutti, buonasera. Oggi facciamo proprio una ricetta di quelle veloci, veloci, pratiche, facilissime. Tre ingredienti al volo, via, la cena è servita. E occorreranno pochissimi ingredienti per farla. Torta alle zucchine, con tantissime zucchine. Io la chiamo quasi torta con, non dico il 100%, ma ci avviciniamo molto. È molto buona, leggera se vogliamo e veramente si fa in un... nanosecondo. Ho cominciato con le zucchine, me ne servono tre per una tortiera da 24 cm. Prima imburrata e poi oleata con carta forno, così non si attacca. Abbiamo proprio una grande garanzia. Una zucchina sola, le altre due invece le ho tenute così. L'ho pelata perché voglio proprio una maggior presenza, capito, nella torta di polpa di zucchine. Perché comunque saranno... cioè le zucchine proprio sono quelle che danno la consistenza a questa torta, seppur sia molto morbida ovviamente. Quella buccia là potete usarla, non so, per una vellutata, per una tagliata julienne magari in un risotto, in una pasta, insomma, no? Le tagliamo a cubetti, quindi striscioline prima e poi a cubetti le mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo in questa ciotola cipolla tritata molto molto finemente, tra parentesi è facoltativa, però secondo me ci sta. Prezzemolo fresco, tritato anch'esso. È giunta l'ora di aggiungere le uova, 3 cucchiai di farina e lievito in polvere per torte salate oppure del lievito comunque non vanigliato, perché altrimenti c'è questa si percepisce. Adesso aggiungiamo altri 3 liquidi, che sono il latte, lo yogurt e l'olio extravergine. Mescoliamo e aggiungiamo sale e pepe. Questa qua è la nostra, il nostro composto che versiamo appunto nella teglia e che cuociamo in forno a 180 gradi in modalità statica per circa 35-40 minuti. Successivamente, quando appunto risulta più compatto, lo togliete dal forno, ci mettete sopra un po' di formaggio, potrete metterci della provola, della mozzarella per pizza magari, però perché altrimenti rilascia dell'acqua, oppure un altro formaggio che preferite e magari anche un po' di formaggio grattugiato che gli dà quella spinta in più magari anche di sapore, no? Lasciamo poi di nuovo la torta alla stessa temperatura in forno per circa 7-8 minuti. Ovviamente la togliete dal forno. Io questa torta vi consiglio di gustarla tiepida, perché essendo abbastanza morbida comunque, se la mangiaste bollente c'è il rischio che risulti troppo morbida. Tiepida invece è perfetta, e anche fredda è molto buona, quindi sarà perfetta questa torta anche per essere portata in giro, anche in vacanza ovviamente. La sua cremosità è micidiale, delicatissima, buonissima. Tutti l'apprezzeranno. Vi invito a farla per i prossimi pranzi e per le prossime cene. E se la fate, taggatemi magari su Instagram o su Facebook, che a me fa sempre piacere. In più su Instagram trovate anche i reel, no? Quindi questi video molto veloci di ricette super rapide, che qua su YouTube invece non metto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Ci vediamo, anzi prima vi dico che qua trovate altri 2 video, mentre qui trovate il collegamento, anzi no, qua sotto, il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta, e ne trovate tante altre di ricette in realtà. E invece cliccando il tasto qua oppure qua sotto il video proprio, trovate il tastino iscriviti per iscrivervi al canale. Lasciatemi un piccolo like se questo video vi è piaciuto e condividetelo magari con i vostri soci. Noi ci vediamo molto presto con il prossimo video.